Tanto grazie per essere così loco, un posto che non dobbiamo credo documentare, perché questo piccolo tour che è stato fatto credo sia la dimostrazione di come due quartieri, Tor Sapienza e l'Acustica, sono ai confini, in realtà sono l'estrema periferia, una periferia dimenticata da anni. Sottolineo una cosa, perché spesso poi magari ci si sente dire razzisti. Tor Sapienza è stata premiata come il quartiere circa 15 anni fa, non chiedermi la data perché così da meno la ricordo, come il quartiere per la migliore accoglienza. Quindi qui nessuno ce l'ha con i Rom, nessuno ce l'ha con la pelle del colore, nessuno ce l'ha con gli occhi a mandorla, e dividiamo le persone tra le oneste e le disoneste, questo ce lo dovete concedere. Purtroppo Tor Sapienza è finita sulle cronache per scontri, per bombe tirate, cosa che io come presidente del comitato di quartiere eletto dai cittadini ho provato una grande amarezza in queste cose, perché la pentola bolliva. Quando raccontai, dissi al municipio che avvertivo un'aria tesa, fui tacciato di allarmismo. La settimana dopo scoppiava quello che è scoppiato. Io ve lo dico oggi, fuori dai denti, così in maniera molto schietta, molto obiettiva: Tor Sapienza, sotto la brace, ha delle castagne non tagliate. Voi sapete che una castagna sotto la brace non tagliata esplode. E siccome mi sento dire, camminando, ve lo garantisco, 14 ore al giorno, c'è un'aria, al di là di quella dei roghi, che comunque è pericolosissima per la salute, c'è un'aria di un'attenzione, e mi sono sentito fare delle affermazioni che a me hanno dato il brivido. Gli incidenti di 2 anni fa era una festa di borgata. Beh, credo e invito la Commissione, e ringraziando sempre del lavoro che svolgerete, a essere determinata a risolvere questo problema, perché la sicurezza nella sua totalità, la sicurezza è anche una buca non chiusa, no? Quindi sono sulle piccole cose, la strada non illuminata, in un quartiere dove è stato messo di più di quello che poteva contenere, e oggi Tor Sapienza e l'Acustica hanno un tessuto sociale veramente decadente, e questo è stato fatto probabilmente da una mala politica, non dal politico fine a se stesso, una mala politica su cui chiediamo un'inversione di marcia. E mi appello su una cosa molto, credo, molto seria, che può essere un punto di partenza. Mandare i bambini a scuola, anche serviti di pulmini, no? Per 3 ore, e poi farli rientrare in quei luoghi che avete appena visitati, saranno futuri disperati, saranno futuri qualcuno delinquente, qualcuno meno, perché purtroppo c'è una cultura, io voglio stare da solo e voglio fare come mi pare. Io credo siamo tutti vaccinati per sapere che delle zone off limits erano le caserme, erano i consolati, le ambasciate. Oggi si sono create delle zone off limits su cui lo Stato probabilmente dimostra come se si fosse arreso. Beh, io voglio ancora sperare, perché se oggi lotto per il mio quartiere, e questo ottimismo non mi molli, ma c'è un problema serio. L'ultima cosa l'abbiamo vissuta sulla pelle un po' in tutta Italia, quella povera cinese arrivata a Roma, quindi non conoscendo neanche, voglio dire, no, l'urbanistica romana, si è trovata un indirizzo dove è andata, che poverella ci ha lasciato la vita. Ho avuto modo di parlare con il padre, con Mario, con i loro avvocati, posso dirvi anche pubblicamente, il padre ha lanciato un appello ai giovani della comunità cinese: non fatevi ingiustizia da soli. Io ve lo dico anche oggi, è pieno di cinesi che girano intorno a San Piero fotografando tutti. Non vorrei, ma lo dico col cuore, che poi esplodesse qualcosa di irrecuperabile.
allora vanno bene tutti i tavoli del mondo, per carità. Noi chiediamo la politica non come la sentiamo in televisione, perché è grave, professor Pino, ci siamo distanziati dai cittadini. I cittadini, oltre a reclamare, forse possa essere una fonte di qualche suggerimento che porta a sfuggire. Quindi, qui c'è questa commissione, benissimo, siamo a livello, voglio dire, delle altre sfere dello Stato, siamo in Parlamento, siamo, no? A livello governativo, poi ci sono, c'è la regione, la provincia, tra virgolette, la scelta è poco e trova, ci sono i municipi. Municipi su cui spesso ti senti rispondere, non abbiamo potere, non possiamo fare nulla. Beh, anche questo dà un po' di brividi, perché un municipio privo di poteri può sviluppare un parere negativo o favorevole verso qualcosa che cade a pioggia dal comune, che non è la soluzione poi al problema. Purtroppo, certo, Roma è complessa, ma perché probabilmente questi 15 municipi lavorano a sé stanti, su cui c'è più il confine politico del municipio piuttosto che l'area interessata. Dico questo perché quel campo di via Salviati si trova a confine tra quinto e quarto municipio, quindi competenze del quarto, poi alla fine il soccorso del quinto. Se non dialogano tra di loro, questo è gravissimo. Quindi come ne usciamo da questa storia? Ed è qui che ci vuole un'inversione di marcia, ci vogliono. Le leggi poi ci sono, se noi non portiamo un bambino a scuola, ce lo tolgono. Tutti questi soldi spesi nell'arco degli anni, ma sono tantissimi, su cui, e uso dei termini molto precisi, si sono arricchite alcune cooperative, alcuni, voglio dire, assistenti sociali, e il risultato è quello che avete toccato. Probabilmente il percorso fatto è stato fallimentare. Allora, in una situazione fallimentare, con tutti gli errori che ne potranno magari anche, voglio dire, scaturire, è come dire, sapete che c'è, io ho camminato sempre con la prima e la seconda, adesso metto le retromarcia, provo a fare la strada indietro, no? Anche se non è la cosa più consona, ma ci vuole un'inversione. L'integrazione è una cosa molto seria e io me ne dolgo come papà, me ne dolgo come cittadino, neanche come presidente del comitato, vedere quei bambini, e ci succede tutti i giorni, di 2 anni, prenderli e infilarli dentro i cassonetti, qualche cosa non torna più. Allora è vero, ci sono due Rome, c'è la Roma del centro storico, rispettabilissima, quando si pulisce la FAO addirittura con gli idranti si lava, io sono contentissimo, sono invidioso, ma da noi non si raccoglie la spazzatura di strada, parlo dell'operatore ecologico del marciapiede, quindi non è, sto parlando di grandi cose, sono visioni di Lia che non esistono, non c'è più un vigile davanti alla scuola, il vigile urbano non esiste più. Abbiamo visto dirigenze del vigile urbano mettere a turno di notte 2 vigilesse, quando gli stessi vigili, uomini, no? Hanno paura di entrare e dice non possiamo fare nulla. Quindi dobbiamo sicuramente procedere che queste aree off-limits non esistano più. Cioè si campa tranquillamente tra tutti i cittadini, ma con il rispetto delle regole, parità di diritti e parità di doveri. Chiaro che tutto quello che è stato fatto oggi, nessuno darebbe il lavoro a Rom come non se lo metterebbe in casa, ma questo perché si è incancrenito un problema oramai talmente fatale, talmente antico, su cui certo muovere oggi una piccola tessera casca tutto il castello, ma qualcuno ci dovrà mettere. E non solo i cittadini, questa è la mia grande preoccupazione. Dobbiamo far cadere il castello perché i cittadini veramente vanno in rivolta, perché la politica non ha avuto quell'input o non ha avuto quella forza effettivamente intorno al tavolo di dire qui c'è questo problema, va risolto. Voglio chiudere con una piccola preghiera. Non pretendiamo di essere far parte del tavolo, ma un colloquio, un rapporto con i cittadini vero, concreto, come possiamo reclamare, ma forse abbiamo anche quella piccola virgola che magari è disposta anche a fare proposte e piccole cose. Io ancora grazie, dottor Sapienza e la Rustica sperano. Grazie a voi.